Attenzione, i filmati presenti in questo programma mostrano attività e situazioni pericolose. Non imitatele. Ragazzi, mi trovo a Trino, provincia di Vercelli, vi porto un urbex molto interessante che è di questo orfanotrofio dietro di me. Ma sono sincero ragazzi, oggi non mi trovo a Trino soltanto per farvi vedere l'orfanotrofio, ma per farvi vedere dei mostri, esatto. E non si tratta di mostri di leggende, fantasmi, appunto, dentro l'ex orfanotrofio, ma mostri tangibili, visibili, toccabili. Gli ecomostri. Nel raggio di 20 km intorno a Trino vi faccio vedere non uno, non due, non tre, bensì quattro scandali ambientali diversi. Mi raccomando, metti like a questo video, iscriviti se non sei iscritto, vai sul mio Instagram, clicca segui, like tutte le foto, commenta, fai qualsiasi cosa in tuo potere per farmi capire che questo contenuto ti può piacere. Se arriviamo a 150 like, con questo video vi porto un'altra puntata di Ecomostri. L'ex orfanotrofio San Giuseppe fu realizzato dall'Istituto Pubblico di Beneficenza ed Assistenza. Dall'ascito di Monsignor Lorenzo Casalegno. Il che mi fa sorridere perché probabilmente finché il Monsignor Casalegno non è morto non gli interessava di spendere i suoi soldi in un orfanotrofio. Poi si sono ritrovati con questi soldi in mano e hanno deciso di dargli onore così. La sede attuale dell'orfanotrofio fu creata a seguito dell'acquisto di alcuni terreni comunali nel 1932. Fu inaugurato il 28 ottobre 1933, ma iniziò a funzionare solo nel 1935. Queste che vedete qui sono altre benefattrici finanziatrici. L'orfanotrofio ha funzionato per molti anni, ma ha chiuso i battenti nel 1989 per una crisi economica. Allora, immaginate di vivere a Brusaschetto, un piccolo borgo di poco più di 100 abitanti, in provincia di Alessandria, sempre vicinissimo a Trino. È in provincia di Alessandria semplicemente perché è dall'altra parte del Po, 10 km da Trino. Insomma, voi vivete a Brusaschetto verso la fine degli anni 50 e i magnati del cemento sono già una cinquantina d'anni, anche di più, che scavano sotto il tuo amato borgo. Ok? E cosa succede? Casa tua ovviamente inizia a creparsi. Quindi inizia a vedere delle crepe. Queste crepe iniziano a diventare delle crepe grosse.
poi muri che crollano, tetti che crollano. A questo punto il comune decide di mobilitarsi. Quindi arriva a casa tua e ti dice: guarda, signora, la dobbiamo sfrattare da casa sua. Perché qua sotto ci sono cave e miniere di marna di cemento. E quindi giustamente te ti viene da dire: cazzo, ma come mi trasferite? Ma cosa vuol dire che devo venire sfrattato da casa mia? Dove vado? Fratello, non ti preoccupare. Stiamo creando un apposito complesso residenziale just for you, baby. Per te e per tutti gli abitanti di Brusaschetto. Peccato che questo complesso residenziale sembrasse un po' più a un lager che a un complesso residenziale. Sì, vi giuro, una sorta di ghetto. Oltretutto, costruito in fretta e furia, nel giro di 3 anni, su un'area golenale, che per chi non lo sapesse è un'area ad alto rischio alluvioni. Io ovviamente sono venuto a conoscenza di questa storia perché cercavo dei paesi fantasma e vedendo le foto di Brusaschetto Nuovo sono rimasto folgorato, ho detto no, cioè ci voglio andare, sembra veramente una città fantasma. Per poi scoprire che appunto nel 2009 è stato buttato giù tutto. Nel 2009 la svolta. Grazie a un progetto di rinaturazione promosso dall'ente parco e dal comune di Camino. Il paese fantasma fu demolito e si avviò il recupero ambientale su un'area di circa 65 ettari. L'intervento mira a ricostruire boschi e aree umide per favorire l'insediamento spontaneo della fauna. Cioè, capito qual è la cosa che mi fa più rabbia a me? Che fanno anche la targhetta, se ne vantano. Noi dobbiamo anche dirgli grazie, no? Che hanno creato quella merda, poi l'hanno distrutta, poi hanno riqualificato. Non doveva proprio esserci. Ed eccoci qua. No, non mi sto facendo una passeggiata rilassante, ma sono esattamente dove era stato costruito il complesso residenziale di Brusaschetto Nuovo. O Brusaschetto Basso, a dir si voglia. Il complesso era formato da 23 palazzine. Una chiesa e una scuola. Stop. Assolutamente la gente non può vivere all'interno di un'area golenale, sarebbe un rischio giustamente anche troppo elevato. L'idea quindi di costruire quel paese, secondo me, fu la prima idea un po' balzana, se vogliamo, no? Costruire un insediamento vicino al porto. Ma attenzione perché è nel 1968 che succede la cosa veramente grossa. Viene costruito praticamente sull'altra sponda del fiume Po. La regina di questo video, la centrale nucleare Enrico Fermi di Trino Vercellese. In questa zona c'è praticamente l'insediamento della centrale nucleare. Oggi effettivamente questo insediamento si trova proprio nel bel mezzo di un'area golenale e quindi va rimosso. Insomma, se il ghetto di Brusaschetto Nuovo era già a rischio alluvione prima, chiudendo gli argini ancora di più del fiume con una mega centrale nucleare proprio di fronte, diciamo che è diventato ancora più rischioso abitare a Brusaschetto Nuovo. Pensate ragazzi che i lavori per la prima linea della metropolitana di Torino sono iniziati nel 2000, ok? Sono passati 22 anni e ancora non è stata completata. Questo ecomostro, invece, è stato tirato su in 3 miseri anni. Costruita dal 1961 al 1964 da un consorzio misto di produttori privati e pubblici, finanziata per più della metà del suo costo totale da capitali pubblici italiani e capitali pubblici statunitensi. Gli Stati Uniti d'America da sola coprirono il 50% della spesa. La centrale nucleare di Trino è stata tipo la più potente d'Europa per una buona manciata d'anni, fino a che non arrivò un progetto ancora più ambizioso. Eccola qua, centrale termoelettrica Galileo Ferraris. L'ex centrale termoelettrica Galileo Ferraris è stata la prima centrale termoelettrica a ciclo combinato. Costruita tra il 1991 e il 1997, aperta nel 1998, riconoscibili per le due alte torri di raffreddamento, struttura non convenzionale nelle centrali termoelettriche. Nasce progettualmente come secondo impianto elettronucleare di Trino.
Perché uno non bastava, raga, capito? E dovevano creare l'altro, questo qua. Mi piacerebbe entrare lì dentro? Oddio, sì che mi piacerebbe entrarci. Viene riconvertita nella sua attuale configurazione a seguito del referendum nel 1987, dopo Chernobyl, appunto. La centrale risulta in stato di arresto forzato da metà 2009 ed è prevista la sua chiusura definitiva entro la fine del 2013 a causa della sua bassa redditività e del crollo dei consumi elettrici. Cazzo, raga, ma c'è una strada. Probabilmente potrò arrivarci con Ciro direttamente lì davanti. Guarda. Cioè, non so se vi è chiara questa cosa degli ecomostri, amici. Un ecomostro sul nostro principale fiume per 20 anni di attività. Non contenti? Hanno creato quest'altro ecomostro. E non solo, non è mai servita un cazzo perché l'hanno progettata per essere una centrale nucleare e poi l'hanno riconvertita in impianto termoelettrico, ma è stata attiva praticamente 10 anni. 10 anni di merda. Cioè, ragazzi, non so se ci rendiamo conto dell'imponenza di queste strutture. Usate una manciata d'anni a testa, ciascuna, per cosa? E io voglio citare l'esternazione dell'ex segretario dell'autorità di bacino, che è l'ente di massima pianificazione in territorio rurale, che era il professor Roberto Passino, il quale mi disse quella di aver costruito quell'insediamento nucleare in mezzo al fiume fu un'idea scellerata, perché quella strettoia è da considerarsi la più critica del bacino idrografico del fiume Po. Amici, giuro che qua la situazione è veramente spettrale. Sembra di stare in Walking Dead. Davvero. Ex centrali nucleari, posti abbandonati, borgate intere abbandonate. Guardate com'è serrata, come sono serrate queste finestre della chiesa. Guardate sto cartello quanto è arrugginito. Ciruzzo, quanto è bello Ciruzzo, che ci porta e ci accompagna in queste avventure. Lo smantellamento, ecco, e qui c'è da ridere, ragazzi. Qui c'è da ridere perché io sono andato sul sito di Sogin, che appunto è la società di Enel che si occupa dello smantellamento delle centrali nucleari in Italia. A me ovviamente piace la sezione dedicata alla gestione del combustibile e dei rifiuti. Nella centrale di Trino sono stoccati in sicurezza nei depositi temporanei i rifiuti radioattivi prodotti nel pregresso esercizio dell'impianto e quelli derivanti dalle operazioni di smantellamento. Il volume dei rifiuti radioattivi presenti nel sito di Trino è di 1275 metri cubi. Ve lo ripeto, 1275 metri cubi di rifiuti radioattivi, stoccati ancora oggi all'interno della centrale nucleare di Trino, che sta sulla riva del fiume Po. Spero che c'è intesa, spero che ci intendiamo. Ecco, ci troviamo all'interno di quello che è chiamato buffer temporaneo nella centrale di Trino. All'interno di questo edificio, che è stato realizzato con tutti i criteri più moderni di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, sono ospitati 300 fusti a bassissima attività. Se andasse acqua all'interno del rilevato della centrale, cioè lì sarebbe veramente pericoloso, ma per non dire disastroso, ma non solo Certo. per Trino, eh. Diciamo che rispetto alla piena del 94, quella del 2000 si fermò a 1,60 m dal pavimento, diciamo, della centrale, no? Quindi una gestione in completa sicurezza di quello che è rimasto del vecchio esercizio della centrale nucleare. Ah, non so se sapete come vengono trattati i rifiuti radioattivi in Italia e in tutto il mondo, penso. Però, sempre sul sito Sogin c'è un fantastico video esempio che spiega come vengono trattati, trasportati e archiviati i rifiuti radioattivi. In pratica vengono messi dentro queste botti
ci si butta il cemento armato dentro, poi queste botti vanno a finire in un container gigante dove ci si butta altro cemento armato dentro e questo container va a finire in un'altra area gigantesca con altri 1.000 container pieni di rifiuti radioattivi e vengono di nuovo sommersi dal cemento. Vi lascio con questo tramonto fantastico, vi ricordo se vi è piaciuto il video mettete like, arrivati a 150 like potrei iniziare a pensare di fare un'altra puntata come questa, di Ecomostri. E buona fine del mondo a tutti quanti! Ecco, tornando verso Torino ho trovato questi due capannoni abbandonati con annessi dei silos a fianco, dove su uno di questi c'è scritto appunto Sitai Resine. Ho cercato un po' su Google, ma non ho trovato informazioni a riguardo, se non appunto i vari contatti su paginegialle.it, questi tipi di siti. Questo è il mio. Ne approfitto per fare gli ultimi ringraziamenti. Volevo ringraziare Roberto Brudaglio che 7 anni fa ha appunto fatto questa inchiesta molto simile alla mia, dalla quale ho rubato un po' di immagini. Vi lascio ovviamente i contatti sotto nella descrizione. Allo stesso modo volevo ringraziare Noemi Azzori, in arte mia aliena, una illustratrice e grafica mia amica molto brava che ha disegnato il logo appunto del nuovo format Ecomostri. Vi lascio anche di lei i contatti qua sotto in descrizione. C'è un po' di merda di piccione qui, eh? Che dite? Giusto un tantino. Cioè, è una galleria d'arte questa fabbrica. Ma vaffanculo. Cazzo. La storia delle centrali nucleari in Piemonte non finisce qui, perché a Saluggia sono presenti altri due complessi pieni zeppi di scorie radioattive. Oltretutto a Saluggia ci passa il fiume Dora, quindi anche questi due ecomostri sono a rischio. Benissimo. Questo è Ethernet. Questo è Ethernet, raga. Neanche a farlo apposta, Matteo Viviani ha fatto un'inchiesta e un bel servizio per le Iene proprio la settimana passata. Vi consiglio di andarlo a vedere, vi lascio anche di questo il link in descrizione. E da qua il cementificio si vede proprio bene. Ecco a voi Trino Vercellese dall'alto. Alto. In realtà sarebbe figo salire là sopra.